franco rammarico comunque di aver esagerato forse con le cosiddette seconde linee, magari Pirlo e Marchisio un po' prima. Magari se giocavano più Marchisio non aveva molto questa intensità, perché Marchisio veniva da due partite ravvicinate, veniva dall'infortunio e quindi non aveva una terza partita nelle gambe in 7 giorni. Pirlo veniva dall'infortunio, rischiarlo oggi dall'inizio significava mettere in seria difficoltà con la presenza con il Chievo, era un po' il discorso di Vucinic che abbiamo affrontato per tutto questo tempo. Quindi erano scelte tra virgolette obbligate, ma le abbiamo fatte lo stesso, perché nella Coppa Italia l'abbiamo utilizzata per andare avanti e per dimostrare che io ho grande fiducia in questi ragazzi che non mi hanno tradito neanche stasera, e quindi sono molto contento di aver delle risposte che ho avuto. Sappiamo che dietro l'11 possiamo contare su ragazzi che anche in serate come queste, dove c'è un bellissimo pubblico, c'è una bellissima atmosfera, una semifinale in Coppa Italia, danno anche grandi garanzie. Ciao, ti ho sentito commentare gli episodi in televisione. Volevo sapere se pensi, al di là delle battute, che ci sia stato un piccolo condizionamento dopo le polemiche di questi giorni, e poi se alla luce dei risultati di questo gennaio si può parlare di crisi a livello della Juve. Ma sai, io penso che io ho visto un pochino gli episodi, devo dire che l'arbitro la direzione è stata impeccabile, perché Vucinic si è tuffato sulla prima situazione, Giovinco è svenuto in aria per un calo di zuccheri. Secondo me le situazioni sono state affrontate nella giusta maniera. Lei mi sta chiedendo, io sto rispondendo. Allora, non si prende in giro, se alzo la voce e faccio polemica con la grazie. Grazie. La prossima, grazie. Grazie. Un capone. Alla fine, scusa. Grazie. Chi? C'era la seconda parte sulla crisi dei risultati. Ma sai, questa è una grande crisi, siamo in piena crisi, in grande crisi, quindi bisogna fare grandissima attenzione e fare attente valutazioni, perché mettiamo a repentaglio comunque la qualificazione in Champions, questo dobbiamo fare grande attenzione. Sarà molto difficile vincere lo scudetto in Italia, soprattutto se continuiamo a non fare risultati. L'hai notato che, tranne che contro l'Udinese, c'è sempre stata almeno una grave disattenzione difensiva? C'è qualcosa che si è inceppato in quella che era il punto di forza della squadra l'anno scorso e all'inizio di questa stagione? Ma ripeto, quando parlo di crisi, siamo in crisi su tutto, anche a livello difensivo, quindi solo gli attaccanti, ma anche a centrocampo e a livello difensivo. Si è inceppato il meccanismo, bisogna essere bravi a ritrovare lo suo meccanismo. Prego. Mister, ha voglia di portare avanti la conferenza stampa oppure... Ma io sono molto sereno, ma volete vedere sempre Conte arrabbiato? No. Allora, volete vedere sempre Conte polemico? Poi, scusate, io mi sto comportando, ho detto che la Lazio, ho fatto i complimenti alla Lazio per la qualificazione. Sto dicendo che siamo in crisi e vi sto dicendo che è da tanto che non facciamo risultati. Ma sì, allora, ma scusate, ma voi mi fate delle domande? Ha giocato una grande partita, non ci sembra che sia una squadra in crisi? Allora mettervi d'accordo. Come? Scusate, adesso mi ha fatto una domanda il giornalista e mi ha chiesto: ma siete in crisi i tuoi risultati? Io ho detto: i tuoi risultati, c'è una grande crisi. C'era un evidente rigore a favore della Juventus, perché lei dice che ci sono giocatori svenuti? Ma quando? Quello su Vucinic, ce n'era anche uno su Klose, ma ce n'era anche uno su Vucinic. Se mi chiedete la mia interpretazione, io dico che quello su Vucinic non era rigore, perché Giovinco, secondo me, non era rigore, era svenuto, anzi Giovinco doveva prendere la seconda munizione e doveva essere non era un atteggiamento, non è un atteggiamento corretto. Si può fare un'intervista così? Non si può.
posto perché ecco appunto perché non fate il segnale. Buonasera. Buonasera. Io non ho visto la Juventus in crisi, non vedo una crisi neanche di risultati, ho visto 4-0 di recente, tante partite vostre, giocate con grande aggressività, molto organizzata. E certamente siete la squadra secondo me migliore. Io voglio sapere come mai, però, in 180 minuti al netto di errori arbitrali che ci saranno stati sicuramente, come mai la Juventus ha fatto però soltanto 2 gol? E in difesa stasera, per esempio, le 2 reti comunque mi sono sembrate a me mancanze. Quell'occasione dico della difesa. E come mai tanto attacco, ma poi in effetti avete concluso, forse anche per sfortuna, non lo so, come è successo questo? Ma partiamo dal presupposto che io non ho visto grossi errori arbitrali neanche all'andata, penso che il rigore su Vucic non è a rigore, quindi anzi forse c'è il fallo di Peluso su era da annullare il gol alla Juventus. L'altra volta mi ha detto, chiedo scusa, l'altra volta ha detto che le immagini si commentavano da solo. Appunto. Peluso era regolare, neanche da dire. No, ma io l'ho rivista bene poi. Io l'ho rivista. Dopo la rivista. Sì, io l'ho rivista bene e dico che era Peluso si è appoggiato e ha fatto fallo, mentre era da annullare. Mentre il rigore di Vucic non era rigore, si era buttato. Però facciamo domande anche noi seriamente, cioè non. Perché l'altra volta ha detto una cosa e adesso ne dice un'altra. Guardate, io sto rispondendo seriamente, non è che non sto rispondendo seriamente. Poi mi stai chiedendo, allora volete sempre che io faccia polemica? Adesso vedete, un Antonio Conte, Monton, Lord, sotto tutto punti di vista. Quindi vengo col cappello e mi presento qui e dico, buongiorno, sono Lord Inglese, abbiamo perso immediatamente, non parliamo degli abiti, non partiamo niente. Ma soltanto vista, la domanda era tecnica, non era studiata. Se non siamo riusciti a fare gol è stata brava la Lazio è una grandissima difesa, cioè la Lazio difficilmente poi quando va sotto non vince la partita, quindi, ma io non voglio togliere nessun merito alla Lazio, quindi la Lazio ha fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, quindi io, hanno meritato e ci hanno eliminato, complimenti a loro. Io penso che noi abbiamo dato tutto e potevamo sicuramente nell'arco dei 180 minuti, lasciamo stare i episodi, qualcosa in più la meritavamo. Poi, se voi avete visto qualcos'altro, io... Grande rispetto, ma se voi mi chiedete sugli episodi vitali, io vi dico quello che ho visto e io vi dico, Vucinic si è buttato, va bene? Quindi... L'ultima, grazie. Buonasera. Buonasera. Ha giocato un po' di partite già con la Lazio. Che idea si è fatto di questa Lazio e soprattutto di Petkovic, che fino a qualche mese fa era uno sconosciuto? Ma con una buonissima squadra la Lazio. Complimenti a Petkovic, sta facendo molto bene. Secondo me la Lazio sta venendo bene anche l'anno scorso con Correia, poi ha avuto una serie di infortuni che hanno pregiudicato il cammino. L'arrivo di Petkovic ci ha portato sicuramente una ventata di novità a livello di organizzazione per loro, quindi grandissimo rispetto per la Lazio, sta facendo molto bene. Complimenti anche al Presidente perché in poco tempo ha rimesso su una situazione, la Lazio può competere sicuramente per lo scudetto e può vincere la Coppa Italia e sta anche in Coppa UEFA, quindi a posto.